Io me l'immagino seduto in qualche hotel di Verona, intento gustarsi il suo piatto di polenta osei. Si sta fregando le mani perché da lì a breve dovrebbe ricevere la chiamata da parte del club della Sverona per andare a firmare il contrattino che lo diciamo, ingaggerebbe appunto il Verona per sostituire Gabriele Cioffi, ma nel tardo pomeriggio. Fonti vicine a lei alla Sverona hanno fatto trapelare l'indiscrezione, o quantomeno scoppiare una piccola bombetta, perché la società a un certo punto sembra aver virato le preferenze, virando appunto su Bocchetti, tecnico della primavera gialloblu. Però Bocchetti non ha il patentino, quindi la curiosità si è impadronita di me. Anche perché sotto i commenti dell'ultimo video realizzato appunto ieri, dove parlavo del probabile Verona di Lopez, il tutto mi ha spinto a tornare sui miei amati codici, sui miei amati regolamenti. Per chi di voi non lo sappia, sono amante dei regolamenti, ne conosco un pochino, tra i quali il regolamento Genti, le NOIF, quindi le norme organizzative interne delle FIGC, e quindi in questo caso sono tornato sul mio regolamento del settore tecnico. E in questo video andremo a vedere, seppur in breve, tre articoli che spiegano la situazione, perché sembra che appunto la Sverona abbia chiesto alla Lega una deroga di 30 giorni. Ergo, dobbiamo appunto chiarire perché tempo addietro, se vi ricordate, Giampaolo al Siena non era all'epoca Giampaolo non era provvisto il patentino a lui, o meglio, lui fu affiancato a un allenatore provvisto di patentino e quindi ha potuto informalmente allenare. In questo caso si è chiesta questa deroga e sembra che la federazione sia propensa a concederla. Quindi, regolamento del settore tecnico, esattamente la parte 2 dove parla appunto della qualificazione dei tecnici professionisti. Prendiamo in considerazione fondamentalmente le figure A e le figure B che sono gli allenatori professionisti di prima categoria UEFA Pro, quindi il massimo dei gradi, e poi la categoria B, o meglio il punto B, che sarebbe l'allenatore professionisti di seconda categoria UEFA A. Tecnicamente Bocchetti risiede in questo. E partiamo dall'articolo 20 che riguarda gli allenatori professionisti di prima categoria Pro. Li descrive. Gli allenatori professionisti di prima categoria UEFA Pro sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria, quindi il massimo grado, quello che aveva il primo allenatore al quale fu affiancato Giampaolo per guidare il Siena tempo fa. Articolo 21. Allenatori professionisti di seconda categoria UEFA A. Gli allenatori professionisti di seconda categoria UEFA A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega Pro, della Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili di ogni ordine e grado. Ergo, Bocchetti ha questo tipo di patentino che gli conferisce, diciamo, il compito, o meglio, gli conferisce la possibilità di allenare le squadre giovanili, tant'è appunto che Bocchetti è allenatore della primavera veronese, visse l'articolo 20 e l'articolo 21. Passiamo direttamente all'articolo 39, che come titolo ha obblighi e deroghe. Ovviamente questo articolo si divide in più sezioni e analizziamo la prima sezione, quindi quella che comprende, che riguarda più che altro le società di serie A e serie B. Allora, vediamo qui. Allora, la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto AC, che andremo a vedere, deve essere obbligatoriamente affidata ad un allenatore professionista di prima categoria, UEFA Pro, che ne assume le effettive responsabilità. Ergo, Bocchetti non può diventare allenatore della prima squadra dell'Hellas Verona, però ha citato il punto AC. Gli allenatori professionisti di seconda categoria UEFA A, quindi quello di Bocchetti, quelli autorizzati a allenare in Lega Pro, le dilettanti e squadre giovanili senza vincoli,
sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui la lettera AA, e quindi quella che vi ho letto prima, che diceva appunto che soltanto un allenatore di categoria UEFA Pro può allenare le prime squadre di Serie A e B, appunto, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera AA, ad allenare la prima squadra purché l'abbiano guidata dalla serie C alla promozione in B. La deroga è efficace soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Ovviamente questo, appunto, non è il caso di Bocchetti. Poi gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi con l'obbligo di frequenza al primo corso utile per l'abilitazione ad allenare, scusate, l'abilitazione ad allenatore professionista di prima categoria UEFA Pro, il massimo grado. La deroga sarà revocata se al termine del corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione. Però ripeto, non è il caso di Bocchetti, perché Bocchetti non ha guidato la prima squadra dalla promozione dalla C alla B. Ricordo, la Lega Pro ammette anche gli allenatori di seconda categoria UEFA A, che appunto di quali parla questo punto. Andiamo ora però al punto AD, che dice: il comitato esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera AA, quindi le definizioni degli allenatori, o meglio, società di Serie A e di Serie B devono avere un allenatore di prima categoria UEFA Pro. Allora, il comitato esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui la lettera AA per gli allenatori che siano stati ammessi e frequentino il corso per abilitazione ad allenare ed all'abilitazione ad allenatore professionista di prima categoria UEFA Pro. La deroga sarà revocata se al termine del corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione. Ergo, il comitato esecutivo può conferire deroghe, e qui mi viene da pensare che comunque Bocchetti sia già iscritto a un corso di allenatore prima categoria UEFA Pro. Andiamo al punto AF. E questa è, secondo me, la famosissima deroga della quale hanno parlato i media. La società, previa autorizzazione del comitato esecutivo, può affidare per la durata massima di 30 giorni nel corso della stagione o di 60 giorni nella fase conclusiva della stagione la responsabilità tecnica della prima squadra ad un allenatore professionista di seconda categoria UEFA A, con esclusione di ogni altra autorizzazione. Ok? Quindi la società, tramite una deroga che deve essere approvata dal comitato esecutivo, può affidare la squadra massimo per 30 giorni all'interno della stagione, può affidare appunto la prima squadra, ad un allenatore non ancora provvisto di abilitazione di allenatore professionista prima categoria UEFA Pro. Poi, ok, l'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal settore tecnico, che dà la comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A o alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore. Quindi sarebbe la Lega Nazionale Professionisti di Serie A a dare ulteriori disposizioni affinché l'allenatore, al momento provvisto soltanto di patentino di allenatore professionista UEFA di seconda categoria UEFA A, delle disposizioni per, diciamo, l'espletamento di tale compito. Va da sé che, perché Bocchetti nell'arco di 30 giorni si possa insediare in modo abilitato sulla panchina dell'Hellas Verona prima squadra, deve passare l'esame, quindi deve conseguire il patentino di allenatore professionista prima categoria UEFA Pro. Ora, il patentino ha un suo iter. Si riuscirà in questo mese a regolarizzare Bocchetti? Sicuramente, se concede una deroga, viene da sé che verrà trovato un escamotage.
Ragazzi, i corsi allenatori sono cose serie che secondo me non possono essere rilasciati così a cuor leggero in un mese. Ripeto, a meno che Bocchetti già non frequenti un corso per acquisire l'attestazione che lo abiliti a allenare la prima squadra. Quindi allenatore professionista, prima categoria, UEFA Pro. Ora, io non conosco le date, ma vi saranno le tempistiche adatte per far ciò? Evidentemente sì. Ma qualora, diciamo, vi fossero delle deroghe delle deroghe per facilitare questa abilitazione, ragazzi, il precedente è importante. Il precedente si potrebbe creare, perché magari altri allenatori nella stessa condizione potrebbero avanzare. Dice: oh ragazzi, questa fa giurisprudenza in questo caso, eh? Dice: ehi, tu per Bocchetti mi hai fatto così, quindi perché a lui sia a me no? Ma le tempistiche sono corte, sti cacchi, perché tu hai dato la deroga a Bocchetti. Secondo me, allora voglio pensare in buona fede che Bocchetti sia già iscritto al corso per allenare le prime squadre di IDB. Ma vista la Lega, visto il calcio italiano, permettetemi un pochino, non dico di malafede, ma di pregiudizio, che le cose possono essere fatte al di là di deroghe, di regole, ma dipende poi da chi deve farle. Perché se vado io, mi guardano e mi ridono in faccia, a parte che io, vabbè, avrei mille altri problemi per poter accedere a questo corso. Serve la Sverona, serve a Bocchetti, un modo si trova. Questo è il discorso. Quindi, che poi Bocchetti sia ben visto dalla tifoseria, sia ben visto dai giocatori, ma va benissimo, resta a vedere se le tempistiche sono sufficienti. Io spero che questo video sia stato utile, scusate la tosse, c'è un po' la voce bassa. Spero che vi sia stato utile non soltanto ai tifosi del Verona, ma anche a tutti quanti voi, anche amanti delle regole, per capire un po' meglio il perché potrebbe essere concessa questa deroga a Bocchetti. In tal caso, se avete comunque domande, fatemi sapere qui sotto. Difficilmente porto contenuti così perché so che può essere ridondante, può essere pesante, parlare di regolamenti, però può essere anche uno spunto per il sottoscritto. Ergo, fatemi sapere appunto qui sotto cosa ne pensate. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!